Ciao a tutti, mi chiamo Corrado, ho 20 anni e vengo da Genova, frequento il terzo anno di medicina veterinaria. Ho scelto questa facoltà perché credo che gli animali abbiano un loro modo di ringraziarti nel momento in cui fai qualcosa per loro e che non ha assolutamente prezzo. Benché venissi da studi classici, non ho trovato particolari difficoltà a inserirmi in un mondo come questo, che è decisamente scientifico, grazie ai professori che sono costantemente il nostro sostegno e che ci aiutano e ci guidano nelle scelte da fare quotidianamente per portare avanti la nostra carriera. Dal primo anno abbiamo la possibilità di avere prima una visione generica di insieme di quello che è l'attività e il mondo veterinario e poi arrivati al quinto anno, seguendo il nostro percorso di studi, la possibilità anche di essere indirizzati verso quello che vorremmo fare dopo, sia con l'attività in sede dell'università, sia per attività extracurricolari che vengono organizzate. Io personalmente sono estremamente soddisfatto, anche parlando proprio oggettivamente proprio della facoltà, di come è strutturata, di come è strutturato l'ospedale, magari come seguono i professori, essendo anche in pochi in questo caso, anche da questo punto di vista, c'è il vantaggio che tante volte il professore ricorda la persona per nome. Presso questo dipartimento, grazie alle competenze, nonché alla disponibilità, dei docenti, è possibile svolgere delle attività puramente di ricerca oltre che di diagnostica e grazie all'ausilio di macchinari, altamente all'avanguardia è possibile ottenere dei risultati per l'appunto anche in ambito di ricerca. Ho svolto qui il mio dottorato di ricerca, che mi ha permesso di poter partecipare ad un bando Erasmus, grazie al quale ho potuto svolgere parte del mio dottorato in Inghilterra. In particolare il nostro lavoro è indirizzato da una parte ad un'attività di diagnostica, quindi di supporto all'ospedale veterinario o ai colleghi esterni. E dall'altra parte è un'attività di ricerca. L'università però non è soltanto libri e lezioni, infatti noi ogni pomeriggio frequentiamo delle attività pratiche, ad esempio nel primo anno frequentiamo attività pratiche di anatomia in sala settoria, al terzo anno lo stesso per quanto riguarda l'anatomia patologica. Invece dal terzo anno in poi abbiamo la possibilità di entrare nell'ospedale didattico veterinario. È un ambiente estremamente vivo, reattivo e devo dire in continua crescita negli ultimi anni. Uno dei punti di forza dell'università è l'ospedale, sicuramente. C'è sempre movimento, arrivano sempre casi molto interessanti, i professori sono molto disponibili, c'è sempre spazio per gli studenti in sala operatoria. Nel nostro corso di laurea i professori ci danno la possibilità, oltre alla parte didattica, di fare della pratica all'interno dell'azienda, didattica dell'università. Questa parte mi è piaciuta in modo particolare perché comunque puoi mettere in pratica ciò che studi, quindi vedere bene com'è l'operato all'interno di un'azienda. Come corso di studi non è un corso semplice, assolutamente, e chi vi dirà diverso mente, molto semplicemente. Perché è un corso che richiede molto, molto impegno, molta dedizione, molta passione. Insomma, consiglio di impegnarsi tanto, crederci sempre e ovviamente scegliere l'Università di Veterinaria di Perugia perché è la migliore.